amici di Fano TV, bentrovati. Per questo speciale ci troviamo a Fano, siamo nella sede della cooperativa Tre Ponti per una grande festa che celebra i suoi primi 40 anni. Sarà un appuntamento davvero prezioso, fatto di incontri, ma soprattutto di racconti di tutte le persone che hanno contribuito alla sua crescita. E allora seguiteci, le nostre telecamere sono pronte. Io mi limito a un breve saluto per questo momento importante e questo compleanno dei 40 anni che segnano sempre una tappa significativa nella vita di una persona, ma anche di una realtà associativa. 40 anni è anche un numero biblico, è il tempo del deserto, è il tempo di un cambiamento importante, ma anche di una maturazione lenta, progressiva, di crescita per arrivare all'età adulta. Sono contento di portare il mio saluto e di prendere parte a questa serata di festa, di celebrazione, di gratitudine verso questa realtà che mi sembra che faccia un po' da madre per tante altre associazioni e che rappresenti un pezzo di storia per questo territorio, per questa città. Io sono arrivato da poco, ma devo dire che già nel corso dell'estate ebbi la possibilità di incontrare questa cooperativa durante alcuni momenti di festa e ho potuto vedere il carattere veramente di amicizia, il carattere popolare, di incontro tra le famiglie, tra tante persone. Quindi sono lieto di poter cogliere almeno un attimo stasera per portare il mio saluto e anche il mio ringraziamento. Quanto è importante per lei appunto l'associazionismo, l'aver trovato appunto anche in questo territorio una comunità così ricca di legami? È molto importante anche perché poi molti volti si incontrano, si rivedono e quindi si può registrare anche una comune appartenenza, no? Quindi a diverse realtà e anche su più fronti. E questo è bello perché ci dice anche che c'è un denominatore comune che si ispira un po' al senso di socialità, di fraternità, di amicizia tra le persone, di prossimità. Per cui quando una comunità cresce tutti ne beneficiano da tutti i punti di vista. Usufruire di questa casa, che era una casa disabitata da 10 anni, un po' cadente, dove un'estate ci dedicavano, c'erano delle stalle, le greppe delle stalle erano dure per molto tutti, un'estate la passavamo a dormire. Un traguardo importante, quello di oggi, proprio con te che sei stato definito l'uomo del fare, un instancabile Gino. Beh, è vero, sì, possiamo dire su questa struttura sì, perché nel 1983 quando nascemmo fui l'interlocutore con Francesco Baldarelli, col comune, per avere questa struttura. Poi questi 40 anni la dicono lungo, ma la dicono la bella realtà di stasera, che è un onore per me, per tutto il direttivo, per tutta la cooperativa Tre Ponti, avere tante istituzioni vicino a noi, tante associazioni. Era questo il nostro obiettivo e spero che ci siamo riusciti. Io direi di sì. Tu sei stato il primo presidente? No, io non sono stato il primo presidente, ma sono presidente dal 1992, perciò parliamo di qualche... Non li contiamo perché poi ci mettono stanchezza, ci mettono un po' di rilassamento. Guardiamo avanti, naturalmente. L'augurio è che altri prendano le nostre veci, come nel senso è un gruppo di giovani che sta crescendo, perché nella città noi siamo un'istituzione importante per tante iniziative, per tante realtà, per tanti eventi che si svolgono nella città. Eventi che coinvolgono tutti quanti, tutta la famiglia, ma eventi anche che coinvolgono i più giovani a partire dallo sport. Sì, naturalmente qui c'è un centro sportivo, abbiamo delle attività sportive, dei campi da calcio 5, dove tanta gente gira, ruota in questa istituzione che è oramai la cooperativa Tre Ponti, la Crescia Matta che ha 39 anni, la cooperativa Tre Ponti ne ha 40, perciò
una bella realtà nella città, una delle più vecchie realtà della città, però ci siamo, ci piace esserci e il ringraziamento va a tutti quelli che ci stanno vicini. Beh, in questo bel momento di festa la cooperativa Tre Ponti non si è dimenticata della solidarietà. Sì, naturalmente è il principale obiettivo della nostra bella realtà, perché stasera la serata hanno portato dei doni, delle cose bellissime per la cooperativa, però ho detto se chi vuol farsi un regalo o vuol fare un regalo, stasera la dedichiamo ad Adamo, ma negli anni l'abbiamo dedicata a Teleton, a tante belle realtà della città, tante belle associazioni che lavorano per il bene della città. Amministrazione comunale tutta, di tutte le rappresentanze, consegniamo questa pergamena che è una laurea, dopo 40 anni sarebbero 10 le lauree, però questa le vale tutte, con riconoscenza, con un plauso pubblico, veramente grazie a nome di tutti per la presenza, per tutte le attività, per tutte le iniziative, per la sensibilità che avete dimostrato in tutti questi anni. Città di Fano, alla cooperativa Tre Ponti di Fano, che da 40 anni si impegna sul territorio con attività, con iniziative e progetti nel campo della solidarietà, dell'accoglienza, dello sport e della ricreazione, grazie al cuore grande di tutti coloro che collaborano ogni giorno con passione e generosità per far sì che la cooperativa sia un punto di riferimento per tutti. Grazie signora. La pergamena come riconoscimento dal primo cittadino, ma insomma il simbolo di tutta la città. Beh, direi proprio di sì, quando il sindaco con la fascia fa un gesto lo fa a nome di tutta la città, di tutta la comunità. E la cooperativa Tre Ponti, che ha un significato straordinario e tante cose, in questi 40 anni ha rappresentato tantissimo, ha rappresentato attività, eventi, ha rappresentato accoglienza, ha rappresentato beneficenza, ha rappresentato solidarietà, ha rappresentato partecipazione e coinvolgimento ed è stato un soggetto che è sempre stato vicino alle tante attività della città, ha sempre portato il suo contributo. E allora questa pergamena vuole essere un senso di gratitudine e di ringraziamento. Prima un ex sindaco, che allora 40 anni fa era amministratore, era assessore, ha detto abbiamo piantato il primo seme quando concesero questa casa colonica decadente e vuota. Beh, oggi possiamo dire che a distanza di 40 anni è cresciuta una grande quercia che è una grande struttura con tante sale dove si possono fare tante attività, tanti spazi sportivi, un'arena, ma soprattutto un'accoglienza. Bene, tutto questo è frutto del volontariato. L'amministrazione non ha messo un euro e allora non per materializzare, ma anche questo ha la sua importanza, quindi veramente grazie a cooperativa Tre Ponti, a quei ragazzi di allora che 40 anni fa iniziarono, con un ricordo anche chi non c'è più tra quei ragazzi o ragazze. Quindi veramente una bella gioia, una bella festa e un grande grazie. L'amministratore l'ho vissuta, perché è giusto che un amministratore valorizzi le cose belle e utili che ci sono nella città, e questa è una cosa bella e utile per la nostra città, ci mancherebbe. Ogni ospite qui presente ha dato un prezioso contributo alla cooperativa Tre Ponti. La gentile concessione di allora fu proprio un terreno su cui poi sono nati campi da calcio e quant'altro. Beh, io direi che il contributo lo dà a tutti quanti noi la cooperativa Tre Ponti. Invertiamo questa cosa. Poi è chiaro che chi amministra un territorio, sia in passato che quando ero sindaco io, che tuttora, ma spero che sarà anche così anche in futuro, ha una responsabilità e deve avere una consapevolezza dell'importanza che ha una struttura come questa per il territorio della nostra città, per la socialità, per i luoghi di incontro, di confronto. E quindi sarebbe, secondo me, del tutto stupido per un amministratore pubblico non tener conto di una realtà così importante. Quindi io non credo di aver fatto qualcosa di particolare,
nel senso ho fatto qualcosa che ho ritenuto giusto, opportuno e che secondo me era normale che venisse fatto. Forse non era normale per tutti, mi ricordo quando io ero qui, ancora ero in campagna elettorale, poi divenni sindaco, partiamo da quando ero sindaco e il presidente Bartolucci, che è un caro amico che conosco da tantissimi anni, indipendentemente dai ruoli, e mi disse: guarda, sono 10 anni che chiediamo al comune di avere un'area per un parcheggio, no, nei terreni comunali che erano di là dalla strada, questi qui dove c'è appunto oggi l'attuale parcheggio. E io dissi: vabbè, ma se questa è una richiesta, a meno che non ci sia qualche vincolo, non so, qualcosa che lo vieta, perché no? Me ne informai, portai avanti questa iniziativa e per la prima volta dopo 10 anni appunto abbiamo dato quel terreno per realizzare inizialmente un parcheggio. Però poi dobbiamo dire la verità, e qui voglio entrare nel merito di una grande, del ricordo di una grande persona, perché poi su quel terreno che inizialmente era un parcheggio, oggi noi troviamo dei campi sportivi, spogliatoi, attività, palestre, e abbiamo anche una delle eccellenze di questo territorio, forse della nostra regione, l'ABCC Arena, questo anfiteatro all'aperto dove si svolgono tante attività, tanti spettacoli durante la stagione estiva. Ecco, quella è stata un'intuizione, sì, della cosiddetta mia amministrazione all'epoca, ma soprattutto di un carissimo amico, di una carissima persona, ai noi non più tra noi, e che è andato via anche abbastanza in giovane età, che è il compianto Fabio Guccioni, che all'epoca era un mio assessore, poi è diventato il presidente della Fondazione Fano Solidale. Tramite questa fondazione è stata proprio creata la struttura che oggi è oltre la strada, in quel famoso parcheggio che inizialmente abbiamo dato, e la stessa BCC Arena è proprio stata ideata, pensata, portata avanti poi con l'aiuto di sponsor, particolarmente proprio la fondazione della BCC, l'istituto di credito che porta il nome suo non a caso. Però grazie a Fabio è stata portata avanti tutte queste cose. Lui era una persona molto attiva in questo territorio, ma soprattutto aveva delle grandi intuizioni, ne aveva talmente tante che io lo voglio ricordare simpaticamente, perché le persone che non ci sono più possono essere ricordate in tanti modi, ma simpaticamente forse è il modo migliore quando si pensa a Fabio. Aveva tante di quelle idee che a volte si stentava anche a pensare che potessero essere davvero realizzate. Anch'io a volte ero titubante, lo ascoltavo e non ero così sicuro, perché dico: ma sarà che si possono fare tutte queste cose? E beh, diverse di queste cose sono state realizzate. Io ci ho voluto credere, come altri amici ci hanno creduto, e le cose sono state realizzate. E io credo che il ricordo di Fabio sia in questo luogo uno dei ricordi più rispettati, ma anche più moderni, diciamo, con il quale abbiamo a che fare. Non pensiamo al passato, ma pensiamo a questa figura come se fossimo al futuro. Gino, grazie dell'invito. Questo è un piccolo omaggio da parte di tutte le proloco qui presenti. Apri è un'eccellenza del territorio, come è un'eccellenza la cooperativa Tre Ponti. Un contadino, se non andiamo alle porte. Eccolo qua, vediamo invece questa eccellenza locale. Ti aiutiamo, perché è un regalo prezioso. È una ceramica di Urbani, io sono di parte però. Grazie mille, eccellenza. Grazie a te Gino della collaborazione che dai a noi Proloco. Possiamo dire che lei ha visto nascere la cooperativa Tre Ponti, il famoso primo mattoncino. Sì, ma sicuramente io sono stato una persona che ha avuto la possibilità di ascoltare queste volontà, ma le volontà erano forti, e quindi essendo amministratore abbiamo capito che si doveva costruire una cosa importante. Abbiamo messo a disposizione quello che potevamo in quel periodo. Questa era una struttura abbandonata, era una vecchia casa colonica, loro l'hanno presa e l'hanno costruita. E io mi ricordo delle vecchie figure che magari oggi non ci sono più, Sisto Gaudenzi, Carletti, Alfio, che spingevano in questa direzione. Chiaramente adesso vedere questa cosa è molto bello. Mi fa sentire un po' anziano, un po' grande, diciamo, mi fa sentire quasi in un'altra età, però è stato per me molto bello venire qua e incontrare tutte queste persone, e in qualche modo mi sono emozionato, e significa che se c'è volontà si costruisce comunità e si dà un senso compiuto alle cose in questa città.
al più bullone di tutti i bulloni dei fanesi, non potevano andare il nostro bullone. Grazie mille. Un bullone, adesso lo devi tenere nel tuo ufficio. Ok. Un sodalizio che dura una vita, quello tra Avis e la cooperativa Tre Ponti. Assolutamente sì, siamo molto felici di aver partecipato a questa serata, ringraziamo tanto Bartolucci, Gino, che ci ha sempre aiutato in tutte le manifestazioni che noi abbiamo fatto per promuovere sempre il nostro motivo, che è quello di donare sangue, perché c'è sempre più bisogno. E la cooperativa Tre Ponti è sempre stata molto presente alle nostre iniziative. Questo signore qua, dopo tutto quello che abbiamo detto, è un maestro. Da lui c'è da apprendere tante cose, sia in un'associazione, e lui ha un cuore immenso, che si è già se ne è parlato, però trova sempre quell'attimo di amicizia su qualsiasi momento, è sempre disponibile. Il telefono, se non risponde, ti richiama subito. Cos'è successo? La disponibilità di questo signore è eccellente. Grazie Gino, grazie ancora. Bello. Qui abbiamo messo la piazza di Fano alla fortuna, perché è la fortuna di avere Gino, quindi questo dimostra che la città di Fano è fortunata. Poi abbiamo messo gli occhiali, perché anch'io sono anziano. La cooperativa Tre Ponti e al suo presidente per i suoi 40 anni dedicati al mondo associativo con fede, capacità e organizzativa. Grazie Gino. Grazie, grazie a te, a noi della cooperativa Tre Ponti, grazie, grazie amici. Ormai abbiamo creato con tutte queste associazioni una bella realtà. Tra le tante associazioni, se così le possiamo definire, la protezione civile non poteva mancare in collaborazione con i Tre Ponti, la cooperativa Tre Ponti. Sì, la collaborazione, devo dire, con la Tre Ponti e la Proloco, ma soprattutto anche con la cooperativa Tre Ponti, è un filo conduttore, un filo unico. Quando noi abbiamo la necessità di qualcosa, chiamiamo la cooperativa Gino e ci aiuta in tutti i campi, e quando Gino ha bisogno di qualcosa, il forno per l'oca o un frigo o tutto quello che c'è la necessità, la protezione civile è a disposizione. Abbiamo trovato un filo comune che ci aiutiamo in ambe le parti, ed è veramente un piacere collaborare con la cooperativa Tre Ponti. I ragazzi mi hanno sempre sostenuto nelle attività che faccio quando ho bisogno di aiuto. Il bello che vado a trovarli, mi dicono: Gino, dimmi quel giorno e noi firmiamo l'assegno. Perciò i ragazzi sono encomiabili, perciò il rapporto che è rimasto tra di noi è rimasto veramente da come figli vostri. E che noi dobbiamo davvero tutto a Gino. Loro che sono stati bravi, Gino. Ci ha imparato molte cose. Va bene, e ancora le portiamo. Ringrazio questi quattro ragazzi, che per me sono stati tanti anni di soddisfazione, perché io ho detto sempre: una ditta la fa il dipendente. A cosa dobbiamo il piacere di averla qui questa sera? Che cos'è che la lega alla cooperativa Tre Ponti? Ora, noi ci lega alla cooperativa Tre Ponti, in primis Gino Bartolucci, perché come abbiamo spiegato anche prima, siamo un po' come i suoi figliocci. Noi abbiamo iniziato la nostra carriera lavorativa con Gino, perché eravamo tutti i miei soci, appunto, della FR Impianti, eravamo tutti dipendenti di Gino Bartolucci insieme ad altri suoi soci, che all'epoca era la ditta che si chiamava BM Impianti. Abbiamo cominciato con lui e poi da dipendenti siamo diventati soci, poi abbiamo fondato la nostra azienda che ha tuttora FR Impianti. Però quello che abbiamo imparato, ecco, lo dobbiamo molto a Gino, e quindi siamo legati a Gino e alla cooperativa da sempre. Da quando abbiamo iniziato a lavorare con lui siamo sempre stati legati alla cooperativa. Abbiamo quindi partecipato a tutte le feste della cooperativa e niente, siamo un po' i suoi figliocci, anche un po' anche della cooperativa, dai. E siamo qui stasera onorati di essere stati invitati a questa magnifica festa, a questa
a questo traguardo che la cooperativa ha raggiunto, un traguardo molto importante, perché come dico io, 40 anni di associazione non succede spesso che un'associazione arriva a 40 anni, quindi vuol dire che le persone che fanno parte di questa associazione meritano veramente. E penso che abbiano, oltre alla fatica fisica che fanno per mantenere la cooperativa, per tutto quello che fanno, hanno una passione enorme che penso che poche altre associazioni si ritrova. Quindi la cooperativa è grande, la cooperativa Tre Ponti, grandissima. Sicuramente qui dentro non c'è quella parte di città che sta sul divano a guardare la televisione, forse la televisione non ce l'hanno neanche, c'è tutta quella parte di città che alla mattina voglia di collaborare per costruire bene una città, e questo devo dire che è una cosa bella, e bisogna ringraziare chi è partito anni fa a fare questa cosa, e quindi oggi festeggiamo i 40 anni della cooperativa, sappiamo che è stato un caposaldo di tutti questi, ma bisogna ringraziare tutti voi che credete in questo modo di partecipare alla città, per cui grazie a tutti, viva la cooperativa di Tre Ponti, viva le persone che ormai da anni hanno creato questo e si dedicano a questo. Questa sera ci sarà una lotteria di beneficenza il cui ricavato verrà devoluto ad Adamo. Chi siete e che cosa fate? Io veramente col cuore in mano ringrazio Gino Bartolucci che mi ha invitato, ma non solo io, perché siamo una squadra che è composta da un team medico infermieristico e tanti volontari. Il team medico infermieristico va naturalmente retribuito con degli stipendi a tabella nazionale, e noi siamo un'associazione che opera sul territorio, quindi non abbiamo una retribuzione da nazionale o regionale, abbiamo soltanto quello che rientra con la raccolta fondi da tutti questi eventi, e quello di questa sera è veramente una sorpresa infinita, una sorpresa che ci è venuta così perché io credo nella provvidenza e quindi ci aiuta ad andare avanti. Abbiamo, come dicevo prima, un team medico infermieristico composto da un medico, da infermieri, da OSS, da psicologa, da fisioterapista, come dicevo prima, perché in questi ultimi 3 anni, compreso quest'anno, abbiamo potuto realizzare dei progetti importanti. Il primo, la rete del dono, la medicina in rete. Il secondo, con l'acquisto, e quindi abbiamo assunto una fisioterapista che, come dicevo prima, allieva il dolore fisico di tutti gli ammalati oncologici che noi seguiamo in domiciliare, perché mi sembra giusto, perché quando noi andiamo nelle case, quindi in domiciliare, cioè il nostro team va nelle case, non è come quando passa l'equipe medico dei medici dell'ospedale, c'è un discorso innanzitutto prioritario di umanità. Quindi noi dobbiamo alleviare il dolore non soltanto agli ammalati, ma anche a tutto il contorno familiare, perché quando in una famiglia capita una malattia di questo genere veramente si va in tilt tutti quanti. Poi non vi parlo del periodo della pandemia, che non si poteva assolutamente avere nessun supporto né infermieristico né del medico di famiglia né ospedaliero, perché sappiamo benissimo come sono andate le cose. Per cui noi tutti bardati andavamo nelle case portando i medicinali, portando supporto, portando oltre che al supporto, diciamo, della flebo, del medicinale in sé per sé, quindi prettamente sanitario, anche un supporto umanistico, psicologico. Tanto è vero che al nostro medico lo chiamano l'angelo. Perché l'angelo? Perché lo aspettavano come la manna dal cielo, lo aspettano come la manna dal cielo. Qual è il nostro problema più grosso? Raccolta fondi. Con il terzo crowdfunding, grazie alla Fondazione Carifano e la Rete del Dono, noi cerchiamo di raccogliere
tutto quello che è possibile, compreso il ricavato di questa serata bellissima, che mi sembra di essere in una grande famiglia, grazie a Gino Bartolucci e a tutti i suoi collaboratori, verrà inserito, appunto, dicevo, il raccolto nel terzo crowdfunding, perché dobbiamo comprare degli apparecchi da lasciare agli ammalati oncologici in casa, in domiciliare, per alleviare il dolore nel caso in cui il paziente abbia il PIC, nel caso in cui il paziente dovesse tenere H24 una flebo, eccetera. Quindi cerchiamo di alleviare il dolore in tutte le maniere. Alla cooperativa Tre Ponti c'è la BCC Arena e, insomma, direi che ho detto tutto. BCC Arena, che rappresenta ovviamente la cooperazione tra la Banca di Credito Cooperativo di Fano e la cooperativa Tre Ponti, una cooperativa che lavora per il sociale come lavora la Banca di Credito Cooperativo per il sociale e per il territorio, un'esperienza che ci accomuna, è una cooperazione che sicuramente durerà negli anni. 40 anni di storia della cooperativa Tre Ponti, 100 anni della BCC di Fano, insieme per sempre. Noi li abbiamo conosciuti appunto in una situazione drammatica, perché era il nostro terremoto dell'Aquila e c'era anche Saverio, perché loro sono stati veramente i nostri angeli custodi, sul serio, perché per noi era un momento buio. Non vedevamo oltre, cioè per noi era finito il mondo proprio. Loro sono stati la nostra luce, perché ci hanno ridato la speranza. Noi non avevamo il pane, non potevamo rientrare nelle case perché c'era un'ordinanza dei sindaci che non si poteva neppure rientrare nelle case. E quindi era proprio stata la fine del mondo, per cui non avevamo di che vestire, non eravamo usciti in pigiama e loro sono stati veramente, per noi sono stati i nostri salvatori, ci hanno ridato la speranza soprattutto. E c'è un'altra collaborazione con un piccolo grande comune che inevitabilmente lega la città di Fano alla sua, soprattutto alla cooperativa Tre Ponti. Sì, sicuramente è un contatto molto importante, è nato in un momento di necessità da parte nostra, perché appunto abbiamo avuto il terremoto, che è stato un evento veramente molto disastroso, e quindi noi ringraziamo chi in quel momento veramente ci ha dato la speranza, come la cooperativa Tre Monti e la Protezione Civile di Fano, perché ci hanno dato un'assistenza veramente inaspettata e considerevole. E io intendo fare in questa giornata così importante per la cooperativa, per i 40 anni, veramente esprimo i miei auguri affinché possano andare sempre avanti così come hanno fatto, sempre nella solidarietà e nella sensibilità che hanno verso gli altri. Grazie. Tra gli amici della cooperativa Tre Ponti anche Paolo Antonioni. A me l'amicizia datata, questa cooperativa è costituita da persone meravigliose che hanno dedicato la loro vita un po' per la città, hanno fatto crescere la città con un sacco di iniziative, tutte persone meravigliose che si sono dedicate un po' alla collettività. Io sono fortunato ad averli conosciuto da molto tempo, sono diventato amico con tutti loro e soprattutto con Gino, condividiamo molte cose, molte nostre passioni, ripeto, cooperativa di persone meravigliose. Come pensate, avere una macelleria a Preci, che oltre che macelleria è un po' alimentare, perché il paese, sai, non è che c'è i grossi supermercati a Preci, devo andare fuori, perciò l'incasso che fa con voi quando ci porta dei prodotti che utilizziamo nelle nostre tombole o quando abbiamo un evento importante, vedi festa del socio BCC, che le salsicce che abbiamo cucinate erano di Preci, venivano da. Perciò abbiamo abbinato le due cose, naturalmente facendo lavorare un territorio che naturalmente ne ha più bisogno. Voi vi potete dire, ma le salsicce di Fano non sono così buone, può darsi che sono meno buone o più buone, però
abbiamo dato questa speranza a Roberto da Preci, che naturalmente io ritengo, perché la cosa che mi ha impressionato più di Roberto è stata una telefonata quando ci fu il terremoto, che Saverio era lassù, che abbiamo conosciuto attraverso Saverio, dove mi diceva: Gino, adesso chiudo la macelleria e vado a mangiare in un tendone. Quando nasce l'amicizia, la sua amicizia con quella di Gino Bartolucci e la cooperativa Tre Ponti? Nasce da una lunga storia, se siamo qui... Ma noi la facciamo corta, la raccontiamo per gli amici a casa. Nasce, scusate che sono emozionato, nasce tramite una mia cugina che lavorava in comune, e c'è stata questa opportunità che lei ha chiesto a Gino Bartolucci, diciamo che era con la fase del terremoto, e abbiamo preso questa amicizia con loro, e ci dà questa opportunità di lavoro ai fratelli Alessi con i nostri prodotti tipici. Prodotti tipici che ritroviamo anche in una delle tante manifestazioni, come la festa della cresciamatta, per esempio. La cresciamatta, l'oca in porchetta, in giro per Fano con i nostri formaggi. Abbiamo fatto quest'anno un grandissimo appuntamento con la BCC. Sempre con il formaggio, le salsicce nostre. Che cosa auguriamo a Gino e alla cooperativa? Che dire, non ci sono parole. Una cosa la devo dire, il soprannome che ho messo a Gino, per gli amici, per la gente che lo conoscono, è il padre Pio di Fano, perché è un grande, è un grande. Abbiamo cercato di raccontarvela in tutti i modi questa gran bella storia, grazie a tutti gli intervenuti, grazie alla cooperativa Tre Ponti, a cui auguriamo altrettanti anni e anche di più, naturalmente, di successi. Grazie per averci seguito, arrivederci.